attesa delle sfilate dei carri allegorici, in programma il 5, 12 e 19 febbraio, l'ente carnevalesca di Fano ha presentato in anteprima tre grandi ritorni per la manifestazione più dolce d'Italia: il getto, la cena grassa e la lotteria. Novità di questa edizione è l'entrata in scena di una nuova realtà dolciaria, quest'anno affidata a Dulciar, storica azienda nata nel 1977 a conduzione familiare con sede a Noci, in provincia di Bari. Grazie a questa importante collaborazione, le due realtà hanno fatto sì che quest'anno il getto sarà di grande qualità, ma soprattutto grande quantità. In totale verranno lanciati dai carri allegorici ben 180 quintali di dolciumi, di cui 155 quintali formati da cioccolate e 25 da caramelle. Sono una decina d'anni che corteggio in maniera pressante il carnevale. Quest'anno finalmente ci siamo riusciti. Non abbiamo trascurato nessuna delle nostre referenze, quindi troverete il caffè, il riso soffiato, la nocciola, la mandorla, l'amaretto, l'arancia. E tutti i nostri cioccolatini saranno oggetto di getto, comprese le nostre caramelle, quindi caramelle gelée alla frutta. Segue poi la cena grassa, ovvero una serata ricca di divertimento, buon cibo e musica all'insegna della beneficenza, che si svolgerà martedì 17 gennaio. È Sant'Antonio Abate e nella tradizione contadina si ammazzava il maiale. E perciò abbiamo pensato di riniziare a festeggiare il carnevale dal 17 di gennaio. Ho qui con me un grande cuoco e presentante di coloro che intratterranno musicalmente la serata, The Python e Antonio, il nostro cuoco, perché questa serata sarà una serata di beneficenza al Mediterraneo Show Restaurant. Avrà un costo di 20 euro che andranno totalmente in beneficenza. La particolarità è che tutti hanno messo del loro gratuitamente. Cuochi, la musica, il Mediterraneo, il locale, e noi consiglieri dell'ente carnevalesca serviremo le persone che interverranno. Ci teniamo molto che la serata riesca bene, perché tutto il devoluto, appunto, ripeto, andrà all'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Grande ritorno infine per la tradizionale lotteria, ricca di premi e di tanti buoni sconto. Biglietto al costo di 3 euro, dove 80 centesimi andranno in beneficenza alle associazioni che hanno deciso di vendere i biglietti per conto della carnevalesca. I punti vendita, le associazioni aderenti le potete trovare sul nostro sito www.carnevaledifano.com. Ricchi premi, 12 per l'esattezza, tra cui i primi tre: terzo posto una bicicletta elettrica, secondo un abbonamento di 6 mesi per un programma personalizzato in palestra e primo premio una macchina. Torna finalmente la macchina come premio principale della lotteria del carnevale.